Ah, do la parola all'onorevole Benifei per 2 minuti, prego. Grazie Presidente, voglio ringraziare tutti i colleghi per questo dibattito approfondito e anche la commissaria Thyssen per la partecipazione e per le parole importanti che sono state dette. Da una parte è chiaro che la questione è molto complessa, c'è la necessità di tenere un approccio equilibrato, l'abbiamo detto, abbiamo bisogno di fare scelte nella direzione dell'integrazione, che sia un'integrazione non a scapito degli abitanti dei paesi riceventi, contro il social dumping, per un'integrazione davvero vera nel mondo del lavoro e nella società dei rifugiati. Grazie per il lavoro comune, grazie alla Commissione, come dicevo, per le parole chiare, anche rispetto, è vero, ha degli avanzamenti netti che vediamo nelle proposte del piano d'azione per i cittadini dei paesi terzi, nella New Skills Agenda, indicazioni, proposte che vanno nella direzione di ciò che il rapporto chiede. Quindi lavoriamo, continuiamo a lavorare in questa direzione con un lavoro costruttivo, come costruttivo è stato questo dibattito in Parlamento, per trovare soluzioni equilibrate per tutti, per i rifugiati, per i cittadini che hanno legittimamente preoccupazioni e paure, ma vanno rassicurati nella volontà da parte dell'Unione di costruire soluzioni di integrazione utili per tutti, per far sì che, come ho detto nel mio intervento, i rifugiati, il cui accoglimento è un nostro dovere umanitario, trovino la loro dignità e ritrovino un senso per una vita spesso traumatizzata proprio in un'integrazione nella nostra società. Allo stesso tempo sono contento che persone che rappresentano per me, anche per le cose che dicano, proprio le idee, scusate, del razzismo, della xenofobia, come i colleghi von Storch, il collega Voigt, sono stati assolutamente in dissenso con questa relazione, ma le loro parole molto razziste, a mio parere, li qualificano da soli. E anche colleghi come la collega Bizzotto, che ha dimostrato, a mio parere, così come spesso i colleghi della Lega Nord, di non leggere i rapporti, in quanto le preoccupazioni sul social dumping. L'oratore viene interrotto e abbiamo così concluso lo scambio, il dibattito. Si voterà su questo tema domani. Ora passiamo al